Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quarantena. Oggi è giovedì 4 novembre 2021. Io sono Fabio Marcelli, dirigente di ricerca dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sono oggi in linea con voi per il consueto appuntamento settimanale per la rubrica Mondo in Transizione, che curo ormai da un po' di tempo per Radio Quarantena. La puntata di oggi sarà dedicata ovviamente al tema del cambiamento climatico e ai lavori in corso a Glasgow per la COP 26, la conferenza intergovernativa dedicata al tema, a 5 anni più o meno di distanza da quella di Parigi che varò il trattato sul cambiamento climatico, trattato che però purtroppo notiamo che sia ancora, come sia ancora in buona parte inattuato, anzi, si delineano dei pericolosissimi passi indietro nella linea del trattato, proprio mentre l'esperienza quotidiana di ciascuno di noi, tanto più nei paesi maggiormente esposti al cambiamento climatico, paesi, insulari, eccetera, si sentono, ma anche in altre parti del mondo, si sentono con molta forza gli effetti deleteri del cambiamento. E quindi, venendo ai lavori in corso della COP26 sul cambiamento climatico a Glasgow, direi che il primo, diciamo, errore da evitare è di prestare eccessiva fiducia nei confronti di determinati processi che si producono in quella sede che hanno un po' l'aria, se vogliamo, del greenwashing, cioè della patina di ambientalismo e di lotta al cambiamento climatico che si vuole dare a determinati governi o anche a determinate imprese multinazionali, finanziarie o d'altro, che appunto vorrebbero accreditarsi come grandi lottatrici, lottatori contro il cambiamento climatico, ma invece poi, se andiamo a stringere, in realtà l'impegno è molto condizionato, limitato e rischia fortemente di essere inefficace. Quindi il primo errore da evitare è quello di dare eccessivo credito a determinate operazioni che in ultima analisi risultano solo operazioni di facciata. La seconda avvertenza preliminare che va data rispetto alla questione del cambiamento climatico e dei lavori in corso a Glasgow o più in generale anche al vertice del G20 che si è tenuto lo scorso fine settimana a Roma o altri incontri che si verificano in materia a livello internazionale, è quello di tenere presente come la questione si inserisca in un contesto internazionale più generale rispetto al quale va tenuta in particolare considerazione la questione della spaccatura storica esistente fra paesi industrialmente sviluppati e paesi cosiddetti in via di sviluppo. C'è una narrazione che ovviamente va per la maggiore in questi giorni, ma da tempo ormai, sui media mainstream, sui media ufficiali, si tratti di giornali, di televisione o altro, che tende ad addossare tutta la responsabilità del paventato fallimento delle trattative sul clima
a determinati stati, in particolare si fanno i nomi della Russia, della Cina e dell'India. Ora, non è che questi stati non abbiano delle responsabilità anch'essi sulla questione e non è che anche da questi stati non debba attendersi che prendano posizione in termini molto più netti di quanto non hanno fatto finora sulla questione. Va però tenuto presente il contesto generale del problema, in particolare il fatto che da un punto di vista storico il cambiamento climatico è il frutto di procedimenti di modifica determinata appunto dalle attività umane che sono in corso ormai da secoli, quindi è evidente la responsabilità storica dei paesi industrializzati rispetto alla questione del cambiamento climatico, così come non bisogna ignorare che, per esempio, quando si mette in luce il fatto che la Cina sarebbe il principale responsabile del cambiamento climatico, non si precisa altresì che il problema è quello anche della popolazione, perché poi se andiamo a vedere, cioè dell'entità della popolazione, se andiamo a vedere la produzione pro capite di anidride carbonica e di altri appunto elementi che inducono il cambiamento climatico, il rapporto è nettamente sbilanciato, nel senso che le emissioni pro capite sono infinitamente o nettamente più alte, ad esempio, da parte di un cittadino degli Stati Uniti di quanto non lo siano per un cittadino cinese. Quindi attenzione anche a questi trabocchetti di natura statistica che vengono utilizzati per appunto sostenere che il problema alla fine è la Cina, l'India, forse anche la Russia, mentre invece l'Occidente, in particolare l'Unione Europea, hanno da questo punto di vista la coscienza pulita. Non è così, non è così, e questo ci riguarda direttamente in quanto appunto cittadini dell'Occidente, cittadini in particolare dell'Unione Europea e dell'Italia. Devo aggiungere che c'è un concetto giuridico che è stato elaborato all'interno del diritto internazionale a partire già dalla conferenza di Rio de Janeiro sull'ambiente e dello sviluppo del 1992, sono passati ormai quindi quasi 30 anni da quella storica conferenza, e il concetto è quello della responsabilità comune ma differenziata, che significa appunto che tutti gli stati sono responsabili per quanto riguarda in genere il tema della tutela ambientale, in questo caso in particolare quella del cambiamento climatico, ma per una serie di motivi anche di carattere storico, come quelli che cui accennavo, questa responsabilità incombe molto più direttamente e pesantemente sui paesi industrializzati. Responsabilità comune ma differenziata significa anche che quindi i paesi industrializzati devono assumersi l'onere di partecipare con un contributo finanziario anche alle attività appunto che vengono poste in essere dai paesi in via di sviluppo, in particolare da quelli fra tali paesi che stanno attualmente subendo in modo più diretto e grave le conseguenze del cambiamento climatico. E quindi questo, in realtà, questo tipo di compensazione, di assunzione di responsabilità anche sul piano finanziario sta avvenendo in modo molto limitato e insoddisfacente, come abbiamo visto anche in occasione dei lavori del G20 a Roma, dove si è parlato appunto di questo contributo
dei paesi industrializzati, in particolare anche per quanto riguarda l'Unione Europea, da dare appunto ai paesi in via di sviluppo per fronteggiare le conseguenze della crisi climatica e porre in essere i necessari procedimenti di modifica strutturale delle varie economie. Occorre quindi tenere presente questo contesto più generale, perché anche il cambiamento climatico, come molti altri temi, rientra appunto in questa dialettica fra paesi industriali avanzati e paesi in via di sviluppo. Ricordiamo che su questo c'è stato proprio ieri, in sede di COP26, un importante intervento, ad esempio, da parte di Daniel Ortega, presidente del Nicaragua. Ricordiamo per inciso che domenica prossima, quindi fra 3 giorni, il 7 E novembre. quindi è interessante riprendere questa presa di posizione del presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, che è stata pubblicata proprio oggi, anzi ieri, scusate, 3 novembre, dal Faro di Roma, grazie a un articolo del bravo giornalista Giordano Merlicco. Daniel Ortega, praticamente intervenendo alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 2 novembre, quindi l'altro ieri, ha invitato la comunità internazionale a non sottovalutare l'importanza del problema, affrontando anche le radici economiche della crisi. Il cambiamento climatico è già una realtà, ha sostenuto il Presidente, aggiungendo che si tratta certamente di una crisi climatica, ma anche di una crisi di valori che, sorta nei paesi più sviluppati, riverbera i suoi effetti negativi su tutto il mondo. Non è stato il Nicaragua a provocare la crisi climatica, né il Centro America, né i paesi che partecipano a questo forum sulla vulnerabilità climatica, ha spiegato il capo di Stato latinoamericano, puntando il dito contro le nazioni più sviluppate, che applicano modelli di consumo e di produzione basati sulla distruzione e la contaminazione della madre terra. Giova ricordare che il Forum sulla vulnerabilità climatica è stato creato nel 2009 e raggruppa decine di paesi di via di sviluppo che subiscono più che altri le conseguenze del cambiamento climatico. Attualmente l'organizzazione è presieduta dal Bangladesh. Ortega ha ricordato che il suo paese da tempo ha intrapreso, cioè il Nicaragua, da tempo ha intrapreso varie iniziative per limitare i danni all'ambiente, ma che né il Nicaragua né l'insieme dei paesi in via di sviluppo potranno ottenere risultati significativi senza l'impegno delle nazioni più sviluppate. 10 paesi sviluppati producono l'83% delle emissioni di gas serra, mentre 100 nazioni ne producono solo il 3%. Il Nicaragua, da parte sua, contribuisce solo con lo 0,02% alle emissioni globali, eppure subisce conseguenze gravissime, come altri stati dei Caraibi e del Centro America. Il presidente Ortega ha concluso che la crisi climatica evidenzia le diseguaglianze strutturali, attuali e storiche, tra nord e sud del mondo, spiegando che proprio questi squilibri complicano l'assunzione di misure efficaci per arrestare il deterioramento dell'ambiente e porre rimedio alla crisi climatica. Quindi questa presa di posizione di Daniele Ortega, ma ce ne sono state altre ovviamente di altri paesi cosiddetti in via di sviluppo particolarmente colpiti dalla crisi climatica, che fanno parte del forum sulla vulnerabilità climatica che abbiamo appena citato, che appunto sottolineano le responsabilità incombenti principalmente sui paesi maggiormente
industrializzati. Con questo, appunto, Ortega e gli altri che hanno preso posizioni di questo tipo non fanno altro che rilanciare il fondamentale principio del diritto internazionale dell'ambiente e della responsabilità comune ma differenziata, che dovrebbe appunto presiedere anche alle misure che dovrebbe adottare la conferenza in corso a Glasgow. Un altro elemento importante presente nell'intervento di Ortega è appunto il fatto che c'è anche una crisi di valori alla base di questa crisi ambientale e climatica in corso, appunto perché viene in crisi tutto un modello di sviluppo, o se volete di sottosviluppo, basato sulla depredazione selvaggia delle risorse naturali e anche sul consumismo esasperato, sulla ricerca del profitto da parte delle società multinazionali e di altre imprese grandi e medie un po' in tutto il mondo e soprattutto in Occidente. Quindi è tutto un sistema produttivo economico che sta mostrando la corda, producendo appunto questa crisi climatica che rischia di diventare esiziale per il futuro del nostro pianeta, e già ne abbiamo potuto esperire vari assaggi della gravità di questa crisi. Si diceva appunto attenzione al greenwashing, attenzione alle posizioni di facciata. Qui c'è un fatto che potremmo citare fra tanti altri, che è appunto la decisione di Bolsonaro, che è responsabile, come sappiamo, tra le altre cose, oltre che di centinaia di migliaia di vittime del Covid in Brasile, è il responsabile della distruzione dell'Amazzonia che è in pieno svolgimento, perché come ricorda oggi Leonardo Boff, fra i padri fondatori della teologia della liberazione, in una sua importante intervista a Claudia Fanti sul manifesto, solo da gennaio a settembre l'Amazzonia ha perso 8.939 km² di foresta, il 39% in più rispetto allo stesso periodo del 2020, è l'indice peggiore degli ultimi 10 anni. Quindi Bolsonaro, che inopinatamente un'amministrazione leghista di un piccolo centro del Veneto, l'Anguilla Veneta, ha insignito di recente della cittadinanza onoraria, con l'avallo anche di Salvini, dell'attuale segretario della Lega, è responsabile della distruzione dell'Amazzonia, che è un fatto appunto che riguarda innanzitutto il popolo brasiliano, ma tutti i popoli del pianeta, perché l'Amazzonia, come sappiamo, è il polmone verde del pianeta. Ebbene, il fatto che oggi Bolsonaro si dichiari disponibile a piantare un certo numero di alberi dà l'idea appunto un po', se vogliamo, della presa in giro che è dietro queste politiche di greenwashing e della necessità di stare molto attenti a quello che viene detto e ancor più a quello che viene fatto in questo campo, che è di importanza fondamentale per le future generazioni e per l'avvenire del nostro pianeta. L'intervista di Claudia Fanti e Leonardo Boff, che esce oggi sul manifesto, è molto interessante. A partire dal titolo, il problema è il capitalismo, ma i leader evitano di dirlo. E dice Leonardo Boff, i leader mondiali hanno accuratamente evitato di toccare quello che è il vero problema, il capitalismo. Se non cambiamo il modello di produzione e di consumo, non fermeremo mai il riscaldamento globale, arrivando al 2020 con un aumento della temperatura oltre il grado, nel 2030, scusate, nel 2020 già ci siamo arrivati da un paio d'anni, con un aumento della temperatura oltre il grado e mezzo. Le conseguenze sono note, molte specie non riusciranno ad adattarsi e si estingueranno. Si registreranno grandi
catastrofi ambientali e milioni di rifugiati climatici in fuga da terre non più coltivabili oltrepasseranno i confini degli stati per disperazione, scatenando conflitti politici. E con il riscaldamento verranno anche altri virus più pericolosi, con la possibile scomparsa di milioni di esseri umani. Già ora i climatologi affermano che non c'è più tempo, con l'anidride carbonica che si è già accumulata nell'atmosfera e che vi resterà per 100, da 100 a 120 anni, più il metano che è 80 volte più nocivo dell'anidride carbonica, gli eventi estremi saranno inevitabili e la scienza e la tecnologia potranno attenuare gli effetti catastrofici, ma non evitarli. E ancora, dice Leonardo Boff, in risposta a un'ulteriore domanda di Claudia Fanti sul Manifesto di oggi: il sistema capitalista non offre le condizioni per operare mutamenti strutturali, cioè per sviluppare un altro paradigma di produzione più amichevole nei confronti della natura e in grado di superare la diseguaglianza sociale. La sua logica interna è sempre quella di garantire in primo luogo il profitto, sacrificando la natura e le vite umane. Da questo sistema non possiamo aspettarci nulla. Sono le esperienze dal basso a offrire speranze di alternativa, dal buon vivere dei popoli indigeni all'ecosocialismo di base fino al bioregionalismo, il quale si propone di soddisfare le necessità materiali rispettando le possibilità e i limiti di ogni ecosistema locale, creando al tempo stesso le condizioni per la realizzazione dei beni spirituali come il senso di giustizia, la solidarietà, la compassione, l'amore e la cura per tutto ciò che vive. Quindi queste parole molto importanti e condivisibili di Leonardo Boff riaffermano la necessità di un vero e proprio cambiamento di sistema. Quindi, per riprendere un'altra importante pensatrice dei nostri tempi, che è Naomi Klein, solo una rivoluzione potrà salvarci, solo un cambiamento radicale dei modelli di produzione e di consumo che potrà avvenire solo dal basso, una rivoluzione che dovrà essere al tempo stesso sociale, politica e culturale, altrimenti non riusciremo a risolvere il problema del cambiamento climatico e la Terra diventerà una situazione sempre meno vivibile, come già in buona parte è oggi, come abbiamo visto quest'estate e come continuiamo a vedere purtroppo ogni giorno. È un problema che deve ricevere una risoluzione urgente e una soluzione estremamente radicale, un cambiamento strutturale dell'economia e del modo di pensare del genere umano. Questo per oggi mi pare sufficiente. Aspettiamo di vedere chi altro esce fuori dalla conferenza di Glasgow, tenendo presente tuttavia queste considerazioni di fondo che mi sembrano del tutto irrinunciabili, e attenzione al greenwashing. Buona serata a tutte e a tutti.